costruiamo un po' tutto il contesto prima di partire. Due persone che fino ad un certo punto della loro vita, pur nel coinvolgimento reciproco, tutte e due con delle storie a monte. Lui si libera, tu no. C'è qualcosa che comunque ancora ti trattiene nella tua vita. Ma andate avanti. Però iniziano i dubbi. Il tempo passa. Lui vuole stare con te, vuole impegnarsi con te. Tu ti fidi, ma fino a un certo punto. E proprio questa mancanza di totale fiducia ti ha portata fino ad ora a non prendere una vera e propria decisione rispetto alla tua vita quotidiana. Fatto sta che all'orizzonte compare un'altra donna, potrebbero comparire altre donne, e nello specifico, anche se con questa donna non c'è stato nulla, ma può accadere qualcosa? Si troveranno? C'è attrazione? Ci sarà? Andranno a convivere? Cosa accadrà? E quindi queste sono delle domande a cui cercheremo di dare risposta. E la paura più grande è che lui si possa allontanare. Quindi un'ulteriore domanda è: ma noi ci lasceremo? D'altronde poi cerchiamo anche un consiglio per capire cosa puoi fare. E se è giunto il momento di decidere relativamente anche al tuo impegno, soprattutto se in questa situazione non ti trovi più bene. Meglio di così, inquadrato meglio di così, un contesto non lo potremmo definire per una specifica questione. Io direi di cominciare e iniziamo innanzitutto con i sentimenti di lui verso di te in questo momento. E poi indaghiamo se, sempre al momento, questo uomo è attratto, interessato, incuriosito da un'altra donna. Perché se la risposta è già no, possiamo cominciare con l'escludere che ci sia attrazione tra i due, magari da parte di lui, poi vediamo la parte di lei. Cosa abbiamo? Il rallentare, guardando al passato. Sto lasciando dietro di me delle opportunità, delle possibilità che non potrò poi recuperare nel futuro? Sto andando troppo oltre, avanti, ma la domanda è un'altra. In quanto la tartaruga, animale saggio e indipendente, e il fatto che questa persona sia libera e lo sia davvero, è rappresentato anche proprio dalla tartaruga e dal suo guscio, dove il guscio è la casa ed è una casa non condivisa con nessuno. E sembrerebbe al momento attuale anche impossibile poterla condividere con qualcuno. Inoltre è un animale dalla memoria radicata, tant'è vero che ricorda il momento, o meglio, il luogo della nascita dove per indole istinto tende a tornare. Quindi dove è stata concepita, dove ha concepito, un luogo importante che fa parte della mia memoria. E nel mio passato ci sei tu, non può esserci una donna con la quale ancora non è successo nulla. Quindi se io sono malinconico, pensieroso e mi zittisco, secondo te potrebbe dirti questa persona? Sto pensando a qualcosa di nuovo o tutt'al più penso a te? E se io mi volto indietro, rallento e mi fermo, secondo te è perché io voglio andare avanti verso il futuro, verso qualcosa di nuovo? O mi sto chiedendo, ma lei mi sta seguendo? Lei è al mio fianco? Lei dov'è? Perché io mi sento solo? E altra domanda, sempre sulla base, no, dell'immagine riportata da questa carta. Ma io ti sembro un animale passionale o un animale a sangue freddo? Quantomeno a temperatura ambiente. E mi adeguo, no, con il calore del contesto che mi circonda. Quindi stanchezza e dubbi profondi. Probabilmente anche lui si sta chiedendo, ma cosa succede intorno a me? E le paure che hai tu, secondo me, le ha anche lui. E guardando indietro pensa, ma questa storia andrà avanti? Io vorrei andare avanti, ma mi sto fermando, ma non per chiuderla qui, per capire se tu mi raggiungerai. Io posso continuare fino a un certo punto, ma se io continuo ad andare avanti e te non ti stacchi, alla fine ci separeremo, ma non perché io sto andando verso qualcun'altra, ma perché tu non mi hai seguito. Ora, lui nel suo cuore, al di là di questa stanchezza e questa sorta di disfattismo, cosa ha nel suo cuore? Oltre alla malinconia, cioè ti ama, non ti ama, che sentimenti ci sono? Beh,
ti vede come la creatività e l'imperatrice. Quindi, voglio dire, tu sei la donna, l'imperatrice, tu sei la mia donna. Io chi guardo? Cioè, nei confronti di chi? Mi sto muovendo, seppur lentamente, e addirittura, per quanto tu possa credere che io sia indirizzato verso un altro contesto, con il fatto stesso che mi sono voltato indietro, uno, sto guardando proprio te, e due, sto cercando a modo mio di accorciare le distanze tra noi quando quelle distanze si creano. Perché è ovvio che se ci siamo allontanati concretamente o metaforicamente, se io che sono avanti torno sui miei passi, riduco la distanza. Che cosa spera lui tra di voi per il futuro? In cosa spera? Ma lui spera che continuerete ad andare avanti, non uno avanti, uno indietro. Questa è la carta delle stelle. Quindi le due anfore, il loro contenuto, un percorso in parallelo fino al punto d'arrivo, quello che nell'oggi è fonte di dubbio, non riesco a vedere tutto in maniera chiara, uno spicchio di luna che diventa una luna piena, che illumina giorno e che dà senso a quel silenzio, che non è mancata volontà di dialogo. Io mi chiedo, ma tu dove sei? Ora, se tu non ti apri con me e non mi parli, come faccio io che in un certo qual modo, per quanto chiuso in questo guscio, uscendo fuori dal mio guscio, anche con il mio silenzio mi manifesto ed è un tentativo di apertura? Quindi io vedo dei sentimenti belli e lo stupore malinconico anche lui, che sembra uno che a un certo punto dice vabbè, che le cose continuino ad andare per come possono. Non posso fare altro, io posso fare la mia parte, non posso fare la tua. Ora, vediamo se ad oggi c'è questa curiosità verso un'altra donna. E quindi se c'è l'attrazione per un'altra persona, se è effettiva o se è un tuo fantasma, un tuo timore e ovviamente una tua paura. Cerchiamo di comprendere che cos'è. Lui è effettivamente attratto da un'altra donna, ma io direi proprio che no. Allora, il letterato, che sicuramente più che uomo di azione è uomo di pensiero e anche piuttosto solitario. Recuperiamo la nostra tartarughina con la sua cesta piena di cose e quindi il suo piccolo fardello. Con il piede che guarda sempre al passato e che fa un piccolo passo e tento di riavvicinarmi, ma alla fine mi lascio un po' andare, cioè io resto qui, a questo punto che faccio? Cioè io non è che posso proprio tornare indietro, tutt'al più mi fermo, ti do il vantaggio, no? Come la tartaruga e la lepre, ma almeno raggiungimi. Inoltre, qui c'è il suo strumento appeso al chiodo su questa colonna, quindi io sto annullando, mortificando un po', mettendo in quiete la mia natura. E in fondo non sto neanche vivendo un periodo molto positivo, né eccessivamente armonioso, né so che cosa devo fare per ricreare quell'armonia tra me e te, se non aspettarti. Quindi, in questo caso cosa abbiamo? Una donna che vede un uomo strano e questo uomo chiuso e silenzioso, no? Sembra un uomo che nasconde qualcosa. Ed effettivamente qualcosa è nascosto, cioè il suo vissuto interiore. Ma questo vissuto interiore non è rivolto verso un'altra donna, ma verso di te. Solo che tu magari dovresti aprirti, confidarti, essere la prima ad argomentare per aiutarlo anche a tirar fuori, no? Questo qualcosa che è dentro di lui, e invece stai più che altro osservando e indagando. È ovvio che il silenzio alimenta troppi dubbi e troppe incertezze, ma rimanere nell'ombra non ti aiuta. E questo voler fare luce su qualcosa che non è fuori e dentro, ecco, non ti riuscirà se ti limiti ad osservare il fuori. Anzi, forse con le paure, poiché poi diventano una focalizzazione e la legge di attrazione e la visualizzazione funzionano per le cose belle e per le cose meno belle, quando noi nutriamo troppo un'immagine mentale, alla fine creiamo anche una sorta di contesto esterno che favorisce quel tipo di accadimento. Quindi io vedo un uomo che a tutto pensa, tranne che ha una relazione clandestina e una storia soprattutto di sessualità.
proprio freddo, immobile, assolutamente disinteressato all'argomento, non in assoluto, ma sicuramente nei confronti di un'altra donna. Tutt'al più la situazione si è raffreddata anche un po' tra di voi, però dovresti un po' lasciare andare questa volontà di controllo, anche se poi in fondo è una sorta di, diciamo, ricerca di conferme. Ma assecondalo un minimo nella misura in cui seguilo, avvicinati, domanda, parla, manifesta le tue paure e cerca anche di capire le sue. Ora, tra le tue paure, che cosa potremmo avere? E sono saltate tutte queste carte. Allora, cosa abbiamo? Pettegolezzi, lusinga, vecchia e offerta. Qualcosa che ti viene detto, qualcosa che ti viene comunicato. Male parole. Ma sì, come si può dire? Vabbè, comunque delle parole non proprio piacevoli, belle. Una narrazione relativa ad una realtà che ti fa paura e che forse in fondo ti aspettavi o stai aspettando. Cioè, sembra come quando uno, non avendo un punto di impatto, percepisce questa caduta libera che porta più ansia che non altro. E nel mentre si cade, non è che uno pensa che bello, però non sono arrivato a terra, non mi sono spiaccicato, ma pensa, oddio, questa caduta infinita è talmente insopportabile che a un certo punto fammi impattare contro la difficoltà, almeno ci mettiamo una pietra sopra, avevo ragione, perfetto, perché io non posso rimanere in questo limbo. Quindi è davvero una paura, io non lo vedo orientato verso una donna, quindi adesso facciamo proprio la domanda se lui è una tresca, una storia con una donna e se tra di loro c'è attrazione. Allora, cambiamo mazzetto e vediamo con i nostri mazzetti un po' più cattivelli per questi argomenti che non sono assolutamente cattivelli, ma sono un po' più diretti. Quindi ad oggi, ma lui ha un interesse per una donna, è un interesse ricambiato, c'è una storia clandestina, qualcosa. Allora, fortuna, abbondanza, guarda che stai perdendo delle occasioni che forse poi non tornano, siamo in un punto di partenza, d'arrivo, ma la vita è fatta così, di treni che passano e che vanno presi. E in questo caso anche tu, pur non parlando, stai cercando di lanciare dei segni. Allora, il punto è questo, che potrebbe poi rappresentare una cosa che vi rende molto simili, ma all'atto pratico poi è una difficoltà. Tutte e due state cercando di leggere tra le righe e tutte e due state avendo dei comportamenti che, questo è il vostro desiderio, sperate l'altro riesca a tradurre, ma nessuno parla in maniera chiara. Tutte e due fermi sulle proprie posizioni, sto dicendo proposizioni che poi lapsus non sono mai sbagliati, le vostre proposizioni andrebbero scritte, le vostre frasi, inviate. Comunicate, ma questa lettera, che è una lettera importante, sigillata in ceralacca, con questo bell'accetto, chiuso a fiocchetto, ecco, andrebbe un attimo aperta. Quindi qual è il problema? Qui stiamo temporeggiando, perdendo tempo e non è detto che questo tempo ci verrà restituito. La fortuna non è necessariamente positiva, è a favore e avversa, dipende da come noi sappiamo far fruttare e sfruttare il momento. Quindi la stessa situazione può rivelarsi proficua per una persona e negativa per un'altra. Quindi non c'è una situazione esterna fortunata o sfortunata in sé. Cioè, immaginiamo due persone che ricevono in dono una torta bellissima, nessuno dei due sa di essere allergico o non. Una persona è allergica, l'altra no. E cosa accade? La mangiano tutte e due pensando di essere le persone più fortunate del mondo, uno schiatta e uno no. Quindi la fortuna poi non è tanto un punto di vista, dipende dalla nostra interazione con il contesto, non è solo l'esterno fortunato. Quindi noi facciamo tanto, quantomeno siamo l'altro 50%. Quindi in questo caso tu hai la possibilità di vivere qualcosa di valore in abbondanza, questi sono forzieri aperti davanti a te, è un dono del cielo, sappilo capire, comprendere, cogliere. E non attendere, io continuo a non vedere nessuna donna. Cosa vuol dire? Questo non vuol dire che se lui conosce una persona e tu sai che conosce appunto quella persona, però le carte ci hanno detto già non c'è stato nulla, non ci sarà nulla, quindi questa persona non esiste, ce la siamo sognata. No, c'è, ma c'è effettivamente in questo mondo, in quel tipo di luogo, in quel tipo di tempo, ma non c'è nella vostra vita, non c'è nella sua vita. E non c'è neanche nel futuro prossimo. Quindi,
Continuiamo ad indagare. Lui prova attrazione per questa fantomatica donna che per ora non esiste, non la donna, ma una donna desiderata. Da quel punto di vista non c'è. Allora è ovvio che lei non può essere quella donna, visto che quella donna non c'è. E allora vuol dire che lei non la desidera. E quindi non solo non c'è stato nulla, ma abbiamo già risposto alla domanda: andranno a convivere insieme? Assolutamente no. Però la facciamo, vediamo se vi lascerete o non vi lascerete. Poi un consiglio per te. Quindi c'è questa attrazione, casa, il ladro, l'occasione fa l'uomo ladro e ricordati che in questo caso è meglio evitare di dare all'altro l'occasione, no? Di avere un atteggiamento, diciamo, scorretto. Però vero è, se tu non mi tieni e mi lasci anche libero di guardare altrove. Allora, il nostro mercante, la carta del bambino e della gioia, ma qui la situazione è molto più semplice di quello che sembra. E comunque attraverso la parola, il dialogo, il mercanteggiare, il trovare il punto di incontro che voi potrete vivere più in là alla luce del sole, quello che nell'oggi per la situazione a monte quotidiana che tu hai deve essere vissuto nell'ombra in maniera clandestina, in maniera scorretta, si può trovare un accordo conveniente per entrambi e iniziare qualcosa che porterà gioia nella vostra vita alla luce del sole. Quindi io continuo a non vedere questa donna. La domanda è un'altra. Ma tu come dovresti comportarti nell'oggi, nella relazione ufficiale che hai? Che responsabilità devi prenderti? Di parlare chiaro. Guarda, la carta della rivelazione. Questa vale tanto nei confronti di lui, vale tanto nei confronti del compagno ufficiale. Quindi, più chiaro di questo. Bisogna davvero prendere il toro per le corna, che detta così è brutta la frase, perché è ovvio che il compagno ufficiale si è tradito, in questo caso il toro. Però cerchiamo di sdrammatizzare. Allora la domanda è a questo punto: tu e lui, non il compagno ufficiale, tu e lui, in questa relazione clandestina, con tutte queste paure, tutte queste ansie, va bene, non si stanno voltando, però queste vogliono essere prese, prendiamole. Cioè, vi lascerete? Cosa ci dicono le carte? Giustizia, una decisione da prendere, un verdetto. E cosa ci dice la giustizia? Ma secondo me la giustizia dice che qui c'è una condizione di partenza, di equilibrio e ad avere il coraggio, no? Di aprire questo ponte che mette in comunicazione le due parti, innanzitutto te con lui, il punto di incontro si può trovare. E che lui ha occhi solo che per te, visto che le carte continuano a dare lui rivolto in questa direzione. E te che lo devi raggiungere. Nel momento stesso in cui lo raggiungi, che cosa accade? Cioè coppa con coppa, cuore con cuore ci si incontra. Quindi vediamo un'altra carta. Chiusura o evoluzione della storia? Allora, abbiamo detto che bisogna parlare. È che nella carta di prima del nostro, della nostra Sibilla c'era un uccellino con questa lettera. Qui l'uccellino viene accolto, il falchetto viaggiatore, che fa destra e sinistra, che mette in comunicazione due persone distanti. Perfetto, un po' come il piccione viaggiatore. Questi animali, la funzione, qual era? Anche quella di portare dei messaggi, segreti o non, però anche nell'immaginario collettivo e nella letteratura. Questi piccioni viaggiatori con le lettere, no, degli innamorati. Me li immagino da una torre ad un'altra, da un castello ad un altro, che da una baracca ad un'altra, non è quello importante. E quindi qui viene accolta la lettera, viene recapitata. D'altronde la nostra bella falconiera con una mano, con un guanto, quindi vuol dire che sono avvezza a questa dinamica, io sono pronta per ricevere quel messaggio. E cosa mi porta quel messaggio? Gioia, felicità e abbondanza. Quindi, più che una separazione, queste carte parlano di un parlare in maniera chiara e di un giocare a carte scoperte. Se riuscirai a trovare il coraggio di tirar fuori i tuoi dubbi,
condividerli, parlare con lui, visto che questa donna proprio non compare, non vuole comparire in nessun modo. Quindi ad oggi, a meno che succede tra una settimana, 10 giorni, qualcosa di eclatante, adesso facciamo delle domande su questa donna. Magari questa a lui non interessa, ma è lei che è focalizzata. E quindi va da lui, si spoglia e si offre. Banalità, cliché sulle donne, lo potrebbero fare benissimo anche gli uomini, e quante volte lo fanno. Quindi al di là del cliché andiamo a vedere magari le intenzioni di lei. Ma tra di voi che cosa c'è all'orizzonte? Allora, innanzitutto c'è un orizzonte, il che è positivo. Quindi c'è una prospettiva futura e anche di profondità. Il che vuol dire c'è una possibilità di tempo assieme. Però bisogna avviarsi, perché questa potresti essere tu che sei rimasta in disparte, in lontananza. A un certo punto non lo vedi più perché la nostra tartaruga si è allontanata. Eh sì, le carte tornano perfettamente in linea con quello che hanno già detto e sono contenta che la risposta è giunta con un altro mazzo, perché possiamo ricollegare tutte le simbologie, la carta delle stelle e l'andare in parallelo fino al punto di incontro che c'è alla fine. Però se uno dei due non si avvia e non va in parallelo all'altro, prima o poi questa rottura arriva, non perché c'è un'altra donna, ma perché non ci siamo più noi, e ahimè lui va di fianco a qualcun altro se in fondo, continuando ad andare avanti, si trova di fianco a qualcun altro. Cioè bisogna trattenerle le cose a volte se non le si vuole perdere. Ora andiamo a vedere se c'è una donna nell'ombra, non che interessa a lui, a cui lui interessa. E poi un consiglio per te. Che poi è una donna nell'ombra, non tanto nell'ombra, cioè se le intenzioni non sono state così proprio spiattellate e palesate. C'è questa donna attratta, innamorata, coinvolta? Ebbene sì, a lei lo interessa un pochetto, anche se l'atteggiamento è di chi aspetta, di chi guarda, di chi non è che sta andando lì e denudandosi, dove per denudarsi intendo manifestare i propri sentimenti, svelandoli, togliendo il velo, la verità svelata, la lezia, ti confesso tutto. Però questa donna c'è, ed è una donna che soffre a modo suo, perché evidentemente nutre dei sentimenti più che un'attrazione fisica. Però sembra anche una donna che accetta il verdetto del campo, non è mio, oppure so che non gli piaccio, oppure non mi ha mai dato modo in maniera e io rimango lì nel mio. E lo osservo da lontano e non dico quello che penso e non dico quello che provo e lo guardo dai social e non manifesto del tutto, ma l'interesse c'è e il ladro sa che ciò che guarda, ciò che vuole, ciò che desidera è una cosa che non possiede, che non gli appartiene, e prenderla vorrebbe dire compiere un'azione scorretta. Quindi una donna che soffre e che prova sentimenti anche un po' di gelosia. Vediamo se questa donna farà qualcosa all'atto pratico per attirarlo verso di sé. Quindi vediamo se poi è effettivamente un pericolo. Lì dove poi alla fine, se tu non vai a cogliere il frutto dal tuo albero, è normale che se passa un viandante, non vede nessuno, il frutto è lì, si sta rovinando, lo coglie e se lo mangia. Te lo dico anche perché questa donna ha qualcosa tra le mani, che ha ovviamente una pallina rossa, niente di che, però fa pensare anche a questo. Quindi lei sta per compiere un qualche gesto, fare qualcosa? Allora, il mondo, un lavoro interiore e una malinconia di fondo. Io credo di no al momento, perché è ovvio che non stiamo indagando su tutta la sua vita. Questa è una persona che ha chiuso qualcosa nell'ambito del sentimento o comunque anche della vita personale, ha trovato un equilibrio dopo molto lavoro. Questo lavoro l'ha portata a lasciare un contesto forse per lei tossico, oppure pesante, oppure non fattibile, e a incamminarsi verso il futuro. Adesso ancora un po' stanca, provata. E soprattutto non ho una persona, almeno da queste prime due carte,
al di là del fatto che sta lavorando su se stessa, a livello concreto, a livello anche molto di sentimento e di empatia, è molto chiusa. Ecco, una persona, nonostante tutto, perché dobbiamo prendere tutte le simbologie e calarle nella domanda, al di là del significato letterale, questa è una persona chiusa in se stessa, che però sta benissimo, è in una fase di rinascita, un uovo, il sacro Graal, no? L'utero, l'uovo cosmico, la vagina, la forma della carta del mondo. Quindi lei sta lavorando su se stessa, sta elaborando delle malinconie, dei dubbi e delle tristezze sue, sta recuperando le energie e si sta incamminando di nuovo. Ora, non vedo al momento attuale azioni, però vediamo in un futuro, quando si sentirà meglio e troverà anche il coraggio di rimettersi in gioco, perché adesso è come se effettivamente lei non vuole mettersi realmente in gioco. Nel futuro sì, potrebbe, cioè il punto è questo, non bisogna vivere con l'angoscia, oddio, questa donna va lì e gli salta addosso, però se passa tempo e non succede nulla e tra di voi e questa situazione non si sblocca, beh, a lei lui piace e potrebbe piacere anche di più, anche se lui non l'ha proprio minimamente nella mente, e minimo, ancora, e meno ancora, non minimo, men che meno nel cuore. Vabbè, oggi ingarbuglio le parole più del solito, però andiamo a vedere un suggerimento per te in questo momento. Cosa ti conviene fare, anche se le carte avevano già suggerito il fatto di parlare in maniera chiara, quindi la carta della rivelazione. Andiamo a vedere se effettivamente ti conviene parlare in modo diretto, perché è un po' come con i prodotti, i brand, no? Devi fidelizzare la persona che ti sta a cuore. Cioè, se una persona è fedele ad un'altra, il sentimento è solido e radicato, però anche la controprova dall'altra parte, che anche l'altra persona prova le stesse cose e fa le stesse cose. Non ci sono tentazioni che tengano, soprattutto perché lui non è tentabile, tra virgolette, anche se non si può dire, bruttissimo al momento, però dai e dai, come dicono a Roma, se tu non intervieni, alla fine l'occasione fa l'uomo ladro. Quindi il matto dei tarocchi, che si muove in un contesto fatto di stelle, che ha istinto, segue una direzione, che lo porta a fare cosa? Vediamo. Un percorso, la Via Lattea. Quindi io mi muovo. Prima cosa è io mi muovo, non resto ferma, anche se non so bene cosa vado a fare, cosa vado a dire. Forse lo sto cercando come un rabdomante che usa le mani per sentirlo. Non ho una bacchetta di legno. Allora, cara imperatrice, che tale risulti anche da questa carta. Per quanto tu possa non avere la certezza, la garanzia del punto d'arrivo, semina per raccogliere, altrimenti il tempo passa e non raccogli nulla, e stai seminando su dei solchi che sono simili e in parallelo. Quindi riallineati, muoviti prima che la distanza si faccia eccessiva. Se ti metti in movimento, se ti rimetti in gioco, se investi e credi in quello che stai facendo, cosa accadrà? Allora, stai guardando nel tuo cuore. Cos'è che trovi e vedi nel tuo cuore, nell'attesa di veder germinare quel qualcosa che hai comunque seminato? Cosa ti torna indietro? Il mondo. Per quanto possa essere una carta particolare, questa è pur sempre la carta del mondo, con tutte le difficoltà del caso. Qui non solo ti riallinei, ma a un certo punto dai tu la direzione e passi direttamente avanti a lui, che segue te, andando verso, e chiudiamo con queste che sono saltate. Vediamo, no, ne serve un'altra, perché qui stai soppesando i pro e i contro per prendere una decisione. Una decisione oculata e valutata bene. Mi sottraggo da questo ristagnare. E se per istinto in passato avrei fatto il passo indietro come questo gambero, in questo caso cos'è che scelgo? Vediamo, con questa luna che illumina giorno. Cosa sto scegliendo? Cosa farò? Scelgo di muovermi, scelgo di incamminarmi. E se tu ti sei fermato, perché abbiamo detto che lui magari non è che sta tornando proprio indietro, ma si ferma in attesa che tu lo possa raggiungere, io ti raggiungo, mi sto incamminando di nuovo e ti raggiungo prima che ti possa raggiungere qualcun altro. Perché tu hai messo la tenda, che non è una casa con le fondamenta, quindi vuol dire che non rimarrai lì in attesa per sempre, ma ora mi stai aspettando.
E la forma della tenda è comunque la forma di una casa, di un focolare domestico. Quindi tu le intenzioni le hai, sono io che sto mancando l'appuntamento. Comunque è bellissima la stesura, con tutte le difficoltà del caso. Io aspetto riscontro. Un bacio. Ciao.